escludendo i lavoratori migrati irregolari, cioè una popolazione di centinaia di migliaia di persone, dal godimento di quei diritti che rientrano nell'ambito inviolabile della dignità di ogni essere umano, come il diritto a contrarre matrimonio con la persona amata o il diritto alla salute, che anche se non viene denegato formalmente, ne viene scoraggiata la praticabilità. Il bene supremo dell'eguaglianza viene calpestato e contestato ogni giorno di più attraverso leggi e provvedimenti amministrativi, ordinanze dei sindaci che costruiscono la discriminazione e l'esclusione sociale nei confronti degli stranieri, dei rom, degli emarginati e dei ceti sociali più deboli, e al tempo stesso creano privilegi castali a favore di un ceto di privilegiati a cui tutto è concesso e per i quali non c'è legge che tenga. Costoro non dovranno rispondere nemmeno dei crimini che hanno commesso o che commetteranno in futuro, come ci annunzia la legge sul processo breve. Se questa compagnia di Ventura sta devastando i beni pubblici instaurati dalla prima parte della Costituzione, non per questo è meno grave l'attacco portato alla seconda parte, cioè all'ordinamento democratico. Su questo terreno la compagnia di Ventura incontra le maggiori resistenze. L'ordinamento democratico non è stato ancora annichilito, ha la pelle dura da vendere. Gli organi di garanzia resistono ancora, mentre il Parlamento, che è l'organo centrale della democrazia costituzionale, è stato sostanzialmente neutralizzato, comprimendo la rappresentanza sino al punto che gli eletti non sono più scelti dal popolo ma nominati dai capi di partito. Tuttavia resiste ancora il Presidente della Repubblica, resiste la Corte Costituzionale, resiste il sistema dell'indipendenza della magistratura, che malgrado le minacce e le intimidazioni quotidianamente subite non è venuta meno al compito affidatogli dalla Costituzione di esercitare il controllo di legalità anche nei confronti dei potenti, anche nei confronti del più potente di tutti, Silvio Berlusconi, in nome di quel principio supremo che dice: la legge è uguale per tutti. Ma questa resistenza non può durare in eterno e sarà destinata a capitolare se non sarà coniugata con la resistenza del mondo politico, della società civile, dei cittadini tutti. Invece noi vediamo che nel mondo politico, non soltanto nella maggioranza, ogni resistenza è già cessata. Nella Costituzione materiale, cioè nella pratica politica istituzionale determinata dai comportamenti delle principali forze politiche, l'ordinamento democratico è stato già demolito e sostituito da un altro tipo di ordinamento. È stato restaurato un principio peculiare dello Statuto Albertino, che all'articolo 4 statuiva: la persona del re è sacra ed inviolabile. Nell'ordinamento di fatto instaurato dalla Compagnia di Ventura è stata riesumata di nuovo la figura del sovrano in persona dell'attuale Presidente del Consiglio, al quale vengono riconosciute dai mass media e dalle principali forze politiche le prerogative di inviolabilità che lo Statuto Albertino attribuiva al Re d'Italia. Se la persona del Capo del Governo è sacra ed inviolabile, allora la magistratura, che pretende di sottoporlo al controllo di legalità come tutti gli altri cittadini, commette un sacrilegio, commette un'azione politica eversiva, perché tende a rovesciare il sovrano, come gridano ogni giorno
i banditori della compagnia di Ventura.